Raffaella Sensoli, ben tornata Grazie. con noi in trasmissione. Lei è esponente del Movimento 5 Stelle. Le chiedo se c'è qualche notizia che vuole commentare tra quelle che abbiamo trovato adesso sulla prima pagina. Ma io direi di partire da quello sulla maternità. Certamente, abbiamo visto il tema è affrontato perché ieri c'è stata una conferenza stampa proprio in assemblea legislativa e il tema è proprio quello delle persone, dei genitori che lasciano il lavoro dopo la nascita dei figli. Tra l'altro lei è diventata mamma da poco tempo e quindi anche sensibile Eh sì. a questo tema. Ecco, prendiamo la notizia così come la commenta, la approfondisce Repubblica Bologna. Ecco, vediamo il titolo: sempre più madri lasciano il lavoro. Oltre 5.000 genitori, quindi mamme e papà, hanno rinunciato al posto fisso per la nascita di un figlio. Uno ogni 6 bimbi nati, la crescita del 23% in un solo anno, 2/3 degli abbandoni riguardano le donne. Ed è interessante questa differenza, come Sì. sempre, no? Perché andare a vedere il dato nella sua articolazione, nel 65% dei casi sono le donne a smettere di lavorare. Le neomamme sono soprattutto impiegate, 52%, mentre tra gli uomini che si dimettono ci sono per lo più operai, 66%. Le differenze principali tra i generi riguardano però le motivazioni che spingono alle dimissioni e alla cura dei figli. Mentre le donne restano a casa, soprattutto per badare direttamente al neonato, oltre il 79% dei nuovi padri lascia l'azienda perché preferisce cambiare lavoro, quindi c'è Sì. una bella differenza. Come lo commentiamo questa situazione? Ma Come la direi commentiamo? che i dati che sono usciti sono innanzitutto la dimostrazione di quanto lavoro ancora ci sia da fare in una regione come l'Emilia-Romagna, dove abbiamo tantissime donne lavoratrici, perché siamo una delle regioni in Italia con il maggior numero di donne lavoratrici, nonostante questi dati, e di come purtroppo molto spesso la narrazione politica che si fa dei servizi offerti dall'Emilia-Romagna sia molto distante da quella che poi è la quotidianità delle persone. È vero che in Emilia-Romagna si rispettano i cosiddetti parametri che ci dà l'Europa per quanto riguarda l'offerta, dei servizi all'infanzia, però questi sono ancora molto lontani dalle necessità delle persone, sia in termini di offerta, quindi di posti disponibili nei servizi pubblici, naturalmente parlo del pubblico e non del privato, per quanto riguarda i servizi all'infanzia, sia gli orari di apertura, sia ad esempio la stagionalità. Noi viviamo, io vengo da Rimini, dove molte donne magari lavorano proprio nei mesi estivi, in Sappiamo. cui invece i servizi pubblici spesso sono chiusi, e sia in termini economici. Purtroppo ad oggi spesso una donna, qualora non le sia magari concesso il part-time, è costretta a restare a casa proprio perché purtroppo conviene licenziarsi piuttosto che pagare la retta di un asilo, soprattutto di un asilo nido. Ci troviamo in una situazione in cui l'età media della maternità, della prima maternità è aumentata, quindi a volte non abbiamo nemmeno i nonni a darci una mano come succedeva una volta, anzi, a volte alla cura del proprio figlio si deve sommare la cura magari per i genitori, perché l'età avanzata magari non gli permette di essere più autosufficienti. Quindi ci troviamo ancora in una situazione in Emilia-Romagna in cui la donna si deve sobbarcare e deve rinunciare anche alla propria autonomia, alla propria, come giusto che sia, ambizione anche lavorativa, alla Certo. propria carriera, in nome della famiglia. Io ritengo, come diceva lei, la vivo da un anno. Io sono diventata mamma un anno fa e ho avuto la fortuna di poter essere la prima donna a portare in assemblea legislativa il proprio bimbo. Mi ricordo, ne abbiamo parlato anche qua. Un figlio ti cambia la vita, te la stravolge. È naturale, le priorità vengono tutte stravolte, però nonostante questo cambiamento, una donna deve cambiare la propria vita, ma non annullarla.
in funzione del proprio figlio, perché secondo me una donna che continua a lavorare, ad avere la propria autonomia e la propria anche voglia di affermarsi nell'ambito lavorativo può essere solo d'esempio per i figli. Io ho un figlio maschio e visto che molto spesso si parla anche di parità di genere, di emancipazione, di casi di violenza ancora sulle donne, credo che gli esempi che possiamo dare a noi mamme in questo senso siano fondamentali per i nostri figli. E quindi insomma servizi che devono sostenere le donne. L'Emilia Romagna ha fatto qualcosa in questo campo, direi, no? Rispetto ad altre regioni ci sono dei servizi. Che cos'è che funziona e che cos'è che a suo giudizio non funziona e che andrebbe invece maggiormente sviluppato, incentivato? Ma io credo che, come dicevo prima, ci sia ancora in realtà tanto lavoro da fare. Non basta rispettare i parametri che ci dà l'Europa. Abbiamo approvato ormai un paio di anni fa, un poco più di anni fa, la modifica della legge sui servizi all'infanzia, che in realtà secondo noi rischia di dequalificare l'offerta, perché agisce sul tema dell'accreditamento, ma concedendo una sorta di autocertificazione al privato che si vuole accreditare, quindi dando meno responsabilità dirette di controllo al pubblico per quanto riguarda l'offerta dei servizi. C'è ancora tanto da fare, ripeto, per le rette appunto che si pagano soprattutto per gli asili nido, e quindi direi che i tre filoni fondamentali sono i costi dei servizi, il numero di posti offerti tramite il servizio pubblico o tramite il privato accreditato qualora il pubblico non riesca a soddisfare direttamente la domanda, e soprattutto i tempi e gli orari di offerta del servizio stesso, perché purtroppo chi lavora non lavora solo al mattino, solo fino alle 2 o le 3 del pomeriggio, ma magari ha dei turni, magari lavora certamente fino alla sera, quindi eccetera, una maggiore eccetera. Flessibilità. Esatto. E andiamo a vedere, perché appunto ormai abbiamo detto tante volte la legislatura sta per finire e rimane in campo il tema principale, che è quello delle prossime elezioni, e vediamo come viene affrontato oggi dalle testate. Vediamo questo, le sottopongo questo titolo, Corriere di Bologna, Zingaretti e la Super Alleanza, in Emilia tutti in campo per fermare Salvini, il segretario nazionale Dem a Bologna vede Prodi e Merola. Appunto abbiamo detto il tema è quello delle elezioni, ma non manca qualcosa in questo titolo, cioè c'è solo una competizione tra due e non ci si ricorda più che c'è il Movimento 5 Stelle, le chiedo. Che sta anche governando il paese, oltretutto assieme alla Lega. E allora le chiedo qual è il ruolo del Movimento 5 Stelle in questa tensione, e soprattutto a questo punto segnalo anche una notizia che è sempre pubblicata qui sul Corriere Bologna. A Bologna il summit M5S con Di Maio, Luigi Di Maio arriva a Palazzo Congressi di Bologna il 29 giugno per incontrare eletti e attivisti a 5 Stelle di tutta l'Emilia Romagna, una full immersion per fare il punto dopo il tonfo del Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni e capire come rilanciare. Allora, un commento su questo. Sì, certamente. Allora, indubbiamente le ultime elezioni non sono andate bene per il Movimento 5 Stelle, l'abbiamo detto, ma questa, io voglio essere ottimista e positiva, può essere l'occasione giusta appunto per portare all'interno del Movimento 5 Stelle quelle modifiche, soprattutto interne a livello organizzativo, che si sentivano necessarie già da tempo, proprio alla luce del fatto che siamo cresciuti tanto in fretta e siamo addirittura al governo del paese. Diciamo che probabilmente le altre forze politiche in questo momento in Emilia-Romagna, in funzione delle elezioni regionali, hanno preso la palla al balzo di questo brutto risultato che abbiamo avuto alle elezioni. La Lega è diventata il primo partito anche in Emilia-Romagna. Per escluderci dalla discussione, in un certo senso per ignorarci, insomma, vogliono fare anche un po' i conti senza l'oste, mettiamola così. Sicuramente è una strategia comunicativa, noi ci siamo,
ci stiamo preparando per le elezioni, mancano ancora dei mesi, quindi sono convinta che comunque il lavoro fatto in questi anni in Emilia-Romagna dal Movimento 5 Stelle può portare ad un buon risultato. Naturalmente, ripeto, queste sono speculazioni anche comunicative. Non credo proprio che il Movimento 5 Stelle debba essere ignorato, anzi voglio, insomma, a questo punto mi rifaccio a quello che diceva Gandhi: prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono e poi vinci. A livello nazionale ha funzionato, vedremo se funzionerà anche in Emilia-Romagna. Allora, c'è un tema a livello nazionale che viene spesso richiamato anche nei giornali locali, e abbiamo visto che il titolo è quello dell'autonomia. L'autonomia chiaramente adesso è un tema nazionale, perché è il governo che dovrà decidere sull'autonomia. Ricordiamo che l'Emilia Romagna ha fatto una richiesta, così come era stata fatta anche da altre due regioni del nord, al nord con i referendum in Lombardia e nel Veneto, da noi con un procedimento diverso, anche un dibattito in assemblea legislativa. Ma come lo vede lei il tema dell'autonomia, considerando che siete anche il Movimento 5 Stelle è al governo? Ma allora, il presidente Bonaccini sta insistendo molto sul tema dell'autonomia, come ha fatto fin dall'inizio. Noi quello che abbiamo recriminato al presidente e alla giunta è quello di aver fatto le cose un po' troppo in fretta, inseguendo Lombardia e Veneto, che invece hanno seguito un iter diverso e soprattutto hanno coinvolto i cittadini con dei referendum. A livello nazionale si sta facendo la stessa cosa, ci si sta ponendo nella stessa maniera. Mi spiego meglio. L'autonomia può essere un'occasione, ma va fatta bene e senza fretta. Si rischia, accelerando i tempi e continuando a perseguire la strada che ha sempre perseguito il Presidente da più di un anno a questa parte, di ottenere poi veramente delle disparità tra le regioni italiane. Noi dobbiamo, ripeto, l'autonomia può essere un'occasione, non deve essere però un modo per creare, ad esempio, sanità di serie A e di serie B, scuole di serie A e di serie B. Purtroppo, ad esempio, con la sanità regionalizzata già ci sono forti differenze in Italia. L'autonomia non deve essere un ulteriore strumento per creare squilibri tra i cittadini italiani. Se fatta bene, se gestita bene, naturalmente può diventare un'occasione. Ci vogliono dei tempi congrui. Quindi non c'è fretta su questo? Da parte nostra no, preferiamo aspettare un mese in più e poi chiaramente, per quanto riguarda la burocrazia, per quanto riguarda certe pratiche, può essere un'opportunità e può essere anche di stimolo ad alcune regioni per poi lavorare meglio, perché come l'hanno chiesta Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, la possono chiedere eventualmente anche altre regioni, perché chiaramente poi ogni territorio ha le proprie peculiarità e anche le proprie necessità, e in un certo senso è anche giusto che si vengano a creare degli spazi di manovra più ampi in base alle necessità dei territori, naturalmente in una situazione di unità nazionale. La riporto sui temi della sanità, perché lei è vicepresidente della Commissione Sanità, e allora c'è questa presa di posizione di un comitato che riguarda il territorio da cui lei proviene, che è quello del Riminese. Sanità, sfida a distanza tra comitato e Bonaccini, giù le mani dall'ospedale, attacca per i servizi nel giorno della visita del governatore. E allora che cosa dice il commissario dell'ospedale? In area disagiata e a 9 mesi dall'ultimo incontro regione dobbiamo registrare che non si è fatto un solo passo avanti. La risposta della regione: ieri pomeriggio il governatore Stefano Bonaccini ha visitato il cantiere della RSA di Nova Feltria prima di fare tappa anche nella sede delle imprese innovative. Qui cita le imprese, ma sulla sanità, la sanità pubblica, dice Bonaccini, si sforza di portare i servizi sociosanitari il più vicino possibile ai cittadini, soprattutto nelle zone di montagna. Allora, una cosa veloce le chiedo, sì. Come è messa la sanità? Adesso qui c'è una emergenza, almeno da quello che segnalano naturalmente i cittadini, è proprio così?
Ma allora, quello che ha caratterizzato questa legislatura è stato il cosiddetto riordino ospedaliero. Il presidente Bonaccini parla di una sanità più vicina al territorio. Lo slogan che hanno portato avanti in questi anni è stato proprio quello di dire meno ospedale più territorio. Il problema è che sono partiti dal meno ospedale senza contestualmente aumentare i servizi territoriali e questo naturalmente ha portato alla situazione che lamenta il comitato Nuova di Feltri. Nova Feltria. Quando si parla di servizi territoriali, oddio, se parliamo con le donne di montagna che si sono viste chiudere i punti nascita, visto che parlavamo anche di maternità, di natalità, di aiuti alle famiglie, non credo che la percezione sia stata proprio quella di avere servizi più vicini, visto che nell'Appennino emiliano-romagnolo ci sono donne che devono fare anche 60 km in montagna per andare a partorire. L'altra questione su cui io vorrei porre l'accento, che mi piacerebbe che il Presidente ogni tanto riuscisse così ad ammettere anche pubblicamente che quando parla di, ad esempio, aver mantenuto aperto l'ospedale di Nova Feltre, in realtà, lui ha semplicemente eseguito quello che era stato approvato in assemblea legislativa e proposto dal Movimento 5 Stelle, così come quando parla di abolizione del super ticket, come se fosse stata una loro idea, in realtà ha semplicemente attuato quella che era una risoluzione del Movimento 5 Stelle approvata 2 anni fa in assemblea legislativa. Quindi invito il presidente Bonaccini a distinguere quella che è la propaganda, che può essere legata anche a una campagna elettorale già avviata, e quindi a informare i cittadini di quelle che sono le idee del Partito Democratico, da quello che è il suo compito di potere esecutivo, cioè di governatore, e quindi cioè quello di attuare ciò che l'Assemblea legislativa propone, anche quando sono proposte che vengono da una forza politica come quella del Movimento, perché altrimenti i cittadini potrebbero pensare che le manovre attuate, come l'abolizione del super ticket, ripeto, come il mantenimento dell'ospedale di Nova Feltria, siano idee del Partito Democratico, mentre invece sono proposte approvate dal Movimento 5 Stelle in Assemblea. Le faccio una domanda su una proposta che lei ha presentato. Prima però volevo far vedere che oggi i giornali dedicano spazio anche a una sua presa di posizione Sì. sul dissesto idrogeologico che purtroppo ha coinvolto il territorio della Val Marecchia. C'è stata una briglia che è caduta, è crollata a seguito delle impetuose piogge e quindi le acque che si sono create e lei ha delle critiche da fare alla regione. Ma sì, la critica fondamentale, anzi questo è uno degli argomenti che è emerso ieri sera, proprio io ero alla conferenza che si è tenuta a Santa Agata Feltria, presente, in cui era presente anche il presidente Bonaccini, e i sindaci chiedevano proprio 2 questioni fondamentali, attenzione sulla viabilità e sul dissesto idrogeologico. C'è da dire che la grande responsabilità della regione era che comunque la situazione del fiume Marecchia era già stata sollecitata dal 2016. E quindi ci chiediamo per quale motivo fino a praticamente l'altro ieri sia stata ignorata, poi sono stati stanziati dei fondi per la manutenzione, ma purtroppo le intemperie sono arrivate prima e quindi è successo quello che è successo. Quindi noi ci uniamo alla richiesta dei sindaci dell'Alta Valle ad avere maggiore attenzione e soprattutto essere più solerti nel momento in cui si sollecitano delle E situazioni chiede anche critiche. una ricostruzione di come sono andate le cose Sì, rispetto appunto certo. all'iter Certo. burocratico che doveva predisporre i lavori e che lavori che sono arrivati troppo tardi perché Esatto. nel frattempo, a seguito di queste forti piogge, la briglia sul Marecchia è crollata Esatto. e quindi adesso i lavori di ripristino saranno naturalmente più importanti di quelli che si pensava di programmare. Siamo al termine della nostra trasmissione, però le chiedo una battuta sul progetto di legge che avete presentato lei e il consigliere Bertani che riguarda, ce lo spiega lei? Sì, riguarda il cosiddetto progetto di vita indipendente, riguarda la disabilità. Le persone con disabilità. Esatto. In questi anni mi è stato sollecitato da più parti il mondo e la percezione della disabilità da parte dei cittadini e delle stesse persone con disabilità negli anni è cambiata. È fondamentale per queste persone avere più autonomia possibile e riuscire ad attuare
un progetto di vita indipendente. La persona con disabilità è la prima a conoscere le proprie necessità, naturalmente non parlo di ambito meramente sanitario, ma le proprie necessità di vita e di integrazione, e noi abbiamo depositato un progetto di legge che si concentra proprio su questo aspetto, con la possibilità per la persona con disabilità di assumere una persona, che può essere anche una persona di fiducia, un familiare, un amico, ad aiutarlo nella quotidianità e nell'inserimento e ovviamente nell'integrazione nella società, per far sì che questa persona si possa sentire parte integrante della società e non, diciamo così, ancora purtroppo in un qualche modo ghettizzata o istituzionalizzata all'interno di strutture. Quindi è un progetto che andrebbe a valorizzare una figura di caregiver, quelli che chiamiamo i caregiver? In un certo senso sì, si va a integrare molto col caregiver, anzi in alcuni casi gli può dare quella professionalità che al caregiver può mancare semplicemente perché è solo una persona di fiducia, un accudente familiare, e soprattutto gli può dare quella parte di contributo economico e anche di contributi previdenziali che ad oggi purtroppo ancora mancano. Bene, allora la richiameremo nella nostra trasmissione per vedere come va avanti questo progetto di legge. Intanto in Assemblea Legislativa anche oggi si riuniscono le commissioni e io vi do invece appuntamento a domani, sempre qui su Lepida TV alle 9 in diretta con un nuovo ospite, e ringrazio la nostra consigliera Raffaella Sensoli. Un caro saluto da Isabella Scandaletti.